Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 2 marzo 2021. Ariete, cari Ariete, e in generale in questo periodo siete aperti e vogliosi di fare nuove conoscenze, e se siete single non vedete l'ora di ritrovare l'amore e lanciarvi in una nuova relazione. Dal 21 marzo inoltre Venere sarà nel segno e porterà con sé grandi novità. Sul lavoro siete reduci da un periodo molto complesso, ma pian piano potete far partire nuovi progetti. Punto. Il segno dell'Ariete deve stare attento a questo martedì in cui la gelosia la farà da padrona. Si è sospettosi nei confronti del partner in questi ultimi giorni, ma bisogna stare attenti con la gelosia perché un po' va bene ma troppa potrebbe essere deleteria. Cercate di rilassarvi e ricordate che parlare potrebbe risolvere tutti i problemi. Punto. Oggi potreste ricevere dei regali che vi faranno capire quanto le persone che ve li hanno donati pensano a voi e quanto ci tengono. Ci sono grandi notizie in arrivo oggi, ma l'unico modo in cui potrete festeggiarlo è insieme a qualcun altro che condivide con voi questo momento. Non vi preoccupate, non ci sarà gelosia nelle espressioni di gioia di coloro che vi sono intorno. Sarete in forma smagliante, specie se appartenete alla terza decade, pronte per affrontare il lavoro con la necessaria efficienza e determinazione o per godere di un rigenerante periodo di vacanza. Il lavoro procederà in modo scorrevole, e con gli amici trascorrerete ore gratificanti. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 8. Finanze, 6. Benessere, 6. Punto. Toro. Cari Toro, questo nuovo mese si apre con Venere favorevole, e questa è sempre una bella notizia. In questa fase non vi accontentate di una relazione passeggera, ma volete un amore stabile. Cautela sul lavoro, evitate di prendere decisioni affrettate. Prudenza con le persone del segno dell'Acquario e Leone. Punto. In questa giornata il segno del Toro deve cercare di migliorare i propri rapporti con gli altri. La vita sociale di quest'ultimo periodo non è stata proprio del migliore e ora sarebbe meglio allargare le proprie amicizie perché è sempre bello avere una spalla che sostenga. Punto. Avete ancora tutto il tempo per recuperare, tuttavia non dovete lasciarvi intimorire dalla mole di lavoro che vi attende. Al lavoro potrebbe essere una noia, ma questo potrebbe permettervi di conoscere meglio le persone che lavorano con voi, per capire con chi avete a che fare ogni giorno. Curate anche di più il lato sentimentale della vostra vita, altrimenti inizierà il declino. Ci sono delle discussioni che andrebbero rimandate, poiché hanno bisogno di calma e soprattutto di riflessione, prima di essere affrontate. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 8. Finanze, 5. Benessere, 7. Punto. Gemelli. Cari Gemelli, durante la giornata di oggi dovete porvi delle domande. Da che parte sta il vostro cuore? Cosa volete veramente? Fermatevi un attimo e ragionate cercando di capire da che parte state andando, specie a livello sentimentale. Se vivete due storie contemporaneamente, è il caso di chiuderne una delle due. Sul lavoro favorite i nuovi investimenti, osate ma con oculatezza. Giove e Saturno sono favorevoli. Punto. La luna di oggi favorisce i nuovi incontri per il segno dei Gemelli. Chi è ancora single potrà prendersi una rivincita in amore e il sole favorisce anche le coppie di vecchia data. Punto. Basta fare esperimenti nelle vostre relazioni personali, potreste incorrere in seri problemi. Cercate di non giocare con i sentimenti, né con i vostri, né con quelli degli altri. Fate uno sforzo, dovete aprire le porte del vostro cuore per sentire la fresca brezza dell'amore. Non sentitevi troppo afflitti in questa giornata se non riuscirete a combinare granché sul posto di lavoro. Non dipende proprio da voi, ma dalla situazione che state attraversando con i vostri colleghi. Dovete sforzarvi di essere ragionevoli, anche quando sapete bene che esserlo vi farà sentire stupidi. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 7. Finanze, 7. Benessere, 6. Cancro. Cari Cancro, forse è il caso di mettere da parte una relazione che è diventata tossica. Se infatti continuate solo a litigare con il partner, meglio voltare pagina. Che senso ha stare insieme? Abbiate il coraggio di ammetterlo. Sul lavoro è un periodo interessante per i nuovi progetti. Dal 12 del mese possono arrivare belle notizie. Punto.
Oggi il Cancro dovrebbe mettere da parte un po' di orgoglio per fare una chiamata importante. Un rapporto importante potrebbe essersi interrotto da poco, ma dovrete cercare di ricucirlo. Meglio essere gentili e vedrete che sarà l'atteggiamento vincente. Punto. Sono in vista nuovi amori o riappacificazioni nella vita a due. Chi vuole essere protagonista di narrazioni amorose appassionanti, non stia in un angolo ad aspettare con sciocche, superate timidezze, si muova invece con lucida determinazione, raggiungendo il traguardo senza perder tempo. I vostri amici capiranno se dovrete disdire un impegno, per problemi di lavoro. Ricordate che verrà il tempo per celebrare il vostro successo e per raccogliere le lodi di quanti non avevano voluto credere in voi. Lavorare con altre persone in questa giornata potrebbe esservi di stimolo per la vostra fantasia, ma anche essere di aiuto agli altri, se sono carenti in questo senso. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 8. Attività. 5. Finanze. 7. Benessere. 5. Punto. Leone. Cari Leone, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 2 marzo 2021, è in arrivo una bella svolta. Il mese di febbraio per il vostro segno è stato davvero complicato, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Per fortuna marzo sarà decisamente più propizio e ritroverete la giusta energia. Venere sarà favorevole dal 21. Sul lavoro accusate un po' di stanchezza, perché avete dovuto faticare parecchio per ottenere qualcosa. Punto. Il Leone ha davanti a sé un'altra bella giornata grazie al passaggio di Venere accanto a Saturno. Vi sentite belli, forti e attraenti come non mai. Sfruttate tutto ciò per fare colpo sulla persona che vi piace. Nel lavoro le cose procedono anche se a rilento. Punto. Curate di più i dettagli nel lavoro e non siate impulsive, soprattutto se siete nate alla fine del segno. Non bisogna mai demoralizzarsi, perché una via di uscita ci è sempre. In questa giornata verrete a conoscenza di un particolare della vita di un vostro conoscente, che vi farà riflettere sulla vostra situazione attuale, sentimentale e non. Fase da orso bruno, alla quale già caratterialmente non siete estranei. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 8. Attività. 10. Finanze. 7. Benessere. 7. Punto. Vergine. Cari Vergine, in questo periodo non avete molto tempo per l'amore. Il vostro lavoro infatti vi ruba molte energie, ma dovete riuscire a ritagliarvi un po' di spazio per voi stessi. Se volete portare avanti un progetto nuovo e impegnativo, potrete farlo con entusiasmo, ma ci sarà da sudare parecchio. Preparatevi. Punto. Il segno della Vergine avrà una bellissima giornata per i sentimenti. Questo è proprio un bel periodo per le coppie che intendono fare il grande passo. Per quanto riguarda il lavoro, invece, le cose non vanno benissimo. C'è qualcosa che va ancora sistemato. Punto. Cercate di non tirare troppo la corda con chi è paziente con voi. Lasciate che gli altri possano commettere liberamente i propri errori e lasciateli vivere la loro vita. Impegnatevi di più sul lavoro. Limitate gli impegni di lavoro a quelli strettamente necessari e, magari, regalatevi qualche giorno di vacanza. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 9. Attività. 6. Finanze. 7. Benessere. 7. Punto. Bilancia. Cari Bilancia, inizia un nuovo mese che vi vedrà assoluti protagonisti sul piano sentimentale. D'altronde Marte è nel segno, per cui approfittatene. Sul lavoro date il massimo ma senza scoraggiarvi, gli intoppi o i contrattempi possono sempre capitare. Se invece vi rendete conto che le cose non vanno come vorreste, fermatevi un attimo e riflettete sul da farsi. Punto. La parola d'ordine di oggi sarà amore per la Bilancia. Dopo le discussioni degli scorsi giorni, questa sarà una giornata ricca di passione. Per quanto riguarda il lavoro, preparatevi a prendere decisioni importanti e per farlo ragionate con lucidità. Punto. Soprattutto se questa per voi è la prima esperienza lavorativa o una nuova esperienza, il sapere di essere all'altezza vi rende più sciolti e più padroni di voi stessi. Il lavoro e la vita privata in questa giornata potrebbero essere irrimediabilmente legati l'una o l'altra. La sfera sentimentale vi regalerà momenti davvero indimenticabili. Se c'erano stati dei piccoli problemi, magari dovuti alla lontananza, tutto si risolverà magicamente e vi sembrerà di rivivere i primi giorni di passione. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 9. Attività. 9. Finanze. 7. Benessere. 10. Punto.
Scorpione, cari Scorpione, durante la giornata e in generale in questo nuovo mese le relazioni potranno prendere nuova vita e rinvigorirsi. Venere infatti è favorevole. Sul lavoro potrete finalmente risolvere problemi di lungo corso, non mancheranno le opportunità, e così potrete scrollarvi di dosso un po' di quella paura accumulata a febbraio. Punto attenzione agli inganni in questa giornata, cari Scorpioni. Qualcuno potrebbe star tramando alle vostre spalle. Evitate di lavorare con persone del segno del Cancro o della Vergine. In amore c'è una piccola crisi, ma niente di troppo importante. Punto non distraetevi nei sentimenti e fate qualche progetto. Splendide novità in campo sentimentale per le nate alla fine del segno. Spesso vi succede di sottovalutarvi in un primo momento, per poi partire a raffica e terminare prima del previsto. Il denaro va a braccetto col piacere. Oggi avrete voglia di togliervi un capriccio, se è ragionevole. Chi può dire che non ve lo meritate? Punto pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 6. Benessere, 10. Punto. Sagittario. Cari Sagittario, per voi si prevede una giornata sottotono in amore. Se avete iniziato una nuova relazione, potreste non sentirvi pienamente soddisfatti del partner, o addirittura già annoiati. In questo caso sarebbe meglio voltare pagina, senza troppi rimpianti. Sul lavoro siate positivi e portate avanti le vostre idee con entusiasmo. Punto per il Sagittario, gli affari procedono bene, anche perché nelle ultime 24 ore avete ottenuto accordi straordinari. Ora, bisogna riordinare le idee in amore e tenetevi pronti a cambiamenti decisivi ma belli. Punto in questa giornata una delle vostre relazioni, soprattutto una di tipo amorosa, potrebbe cambiare all'improvviso se non farete attenzione a nascondere per bene una notizia che sarebbe meglio che queste non sapessero. Una persona sta cercando di entrare nella vostra vita a piccoli passi, ma voi non gli rendete tanto semplice l'accesso, anche perché non siete molto in grado di gestire i sentimenti in questo periodo. Non è mai conveniente mischiare il lavoro con la vita privata. Stanche, nervose, irritabili, non sarete al meglio della forma e i risultati che otterrete saranno modesti. Punto pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 7. Punto. Capricorno. Cari Capricorno, secondo l'oroscopo di Paolo Fox, questo mese di marzo sarà davvero favorevole per l'amore. Venere nel segno infatti è sinonimo di grandi opportunità, sia per i single che per le coppie storiche. Ottime novità anche sul lavoro, potreste ricevere un nuovo incarico o firmare un importante contratto. Dopo un periodo complesso, potete riscattarvi. Punto i Capricorno in questo martedì sono molto romantici, più del solito. Il vostro partner vi recrimina sempre di essere poco dolci, ma oggi potrete dimostrargli il contrario. Il lavoro procede bene anche se forse è giunto il momento di pensare a un cambiamento drastico. Punto contare sulle persone che si amano è importante e bisogna farlo sempre, specialmente quando ci sono di mezzo i sentimenti. Se siete nate alla fine del segno vivrete giornate dolcissime in amore. In campo professionale sarà possibile varare nuove iniziative e rilanciare un progetto accantonato. È tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi senza poterle esprimere liberamente. Punto pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 5. Punto. Acquario. Cari Acquario, non dovete rovinare un rapporto che dura da tempo, anche nelle amicizie. In amore molti di voi in questo periodo potrebbero essersi accontentati di una storia legata solo alla trasgressione, ma adesso volete qualcosa di più. Bene il lavoro in questo mese di marzo, è il momento di fare scelte in vista del futuro. Punto oggi bisogna riordinare le idee e aggiustare il tiro nel vostro modo di pensare. Tutto sembra starvi stretto ultimamente e state anche iniziando a eliminare le amicizie che non sopportate più. Nel lavoro servirebbe una scossa, ma tranquilli che i cambiamenti sono dietro l'angolo. Punto nel lavoro, senza incontrare difficoltà, potrete portare avanti i progetti che vi interessano. È sempre una cosa positiva cercare di migliorarsi, soprattutto prendendo per esempio qualcuno che ha un effetto positivo su di voi. Siate curiosi e non temete di guardarvi intorno,
Avete molte possibilità con accento acuto di fare nuove conoscenze, basta andare nei posti giusti. Anche voi volete riprovare qual brivido che il corteggiamento e l'innamoramento sa dare. Punto pagellina del giorno. Sentimenti. 7. Attività. 9. Finanze. 8. Benessere. 9. Punto. Pesci. Cari pesci, se c'è qualcuno che vi piace, è il momento di farvi avanti e dichiararvi, d'altronde non avete nulla da perdere. Come si dice, tentar non nuoce. Sul lavoro siete forti e convinti delle vostre qualità. Evitate però discussioni, anche piccole, con colleghi e superiori se non volete guastare rapporti importanti e mettervi in difficoltà. Punto. Oggi per i pesci è una bellissima giornata per l'amore. Potrete trascorrere una bellissima serata con la vostra metà che riaccenderà quella passione che avevate un tempo. Queste emozioni ritrovate, però, non potrebbero durare ancora a lungo, quindi sfruttate ogni momento. Punto. In fondo non vi costa poi molto assecondare qualche capriccio del vostro partner, almeno per il momento. Bella ripresa in amore. Si affaccia per voi l'opportunità di cambiare quello che meno vi piace del vostro lavoro. Se c'è stato un fermo dal punto di vista lavorativo, oggi sarà un giorno di ripartenza, di grande recupero. Punto pagellina del giorno. Sentimenti. 10. Attività. 8. Finanze. 6. Benessere. 10. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.